Oggi preparo linguine con pesto di rucola e pomodorini sott'olio dell'Epomeo. Vediamo gli ingredienti. Per la pasta ho scelto delle ottime linguine del pastificio Giuseppe a Feltra di Gragnano, la garanzia. Della rucola meravigliosa appena raccolta, dei pomodorini secchi poi messi sott'olio, dell'Epomeo, quindi di Ischia, un paio di spicchi d'aglio in camicia, mezzo peperoncino di quelli semipiccanti, qualche gheriglio di noce, del parmigiano reggiano a scaglie da mettere ovviamente nel pesto. Incominciamo la ricetta. L'esecuzione del piatto è molto rapida. Intanto l'acqua bolle, sarà salata e io calo giù le linguine. Anche le linguine io le cuocio per, non dico per metà del tempo, ma almeno per i due terzi del tempo in acqua bollente. Poi il resto avverrà in padella. E ora preparo il pesto di rucola. In un contenitore metto praticamente la rucola che mi serve, una bella quantità. Aggiungo almeno un paio di cucchiai di olio d'oliva extravergine, del parmigiano o del pecorino tagliato a tocchetti e dei gherigli di noce. Non è finita, piglio almeno un mestolo dell'acqua di cottura degli spaghetti e lo aggiungo all'interno, in modo da averlo bello cremoso. Frullatore ad immersione e vai. Lavoratelo ben bene, eh? Siamo quasi alla fine, circa un minuto, ecco qua, è pronto. Ed ecco il pesto, guardate che crema meravigliosa. Oh, chiaramente questo potrà servire per almeno 2-3 volte, ecco, ne piglio soltanto una piccola quantità, ma quando lo preparo. Il pesto in realtà è neutro, non ho messo l'aglio, preferisco mettere l'aglio nella cottura del sugo. Le linguine sono state cotte per 8 minuti e ora preparo il sugo. Dentro la padella un paio di cucchiai d'olio, sempre d'oliva extravergine, e aspettate che arrivi a temperatura. Appena l'olio è caldo, il peperoncino tagliato a rondelle e l'aglio in camicia, appena schiacciato. Non basta, aggiungete anche i vostri pomodori secchi con un po' del loro olietto. Date appena una sfrigolata, L'aglio deve dare soltanto il profumo. A questo punto l'aglio ha fatto il suo dovere, lo prendete e lo togliete. Quindi prendete le linguine molto molto al dente e le versate in padella. Subito dopo
un pochettino di acqua di cottura delle linguine. Dovranno finire la loro cottura in questo sugo. Le linguine sono cotte, aggiungo, ecco, 2 cucchiai abbondanti del nostro pesto e do una mescolata molto molto rapida. L'aspetto deve essere cremoso, non zuppuriato, ecco, né tantomeno troppo troppo liquido, cremoso, ecco qua. Questa è la consistenza giusta e ora impiattiamo. Ed ecco il nostro capolavoro, meraviglioso e cremoso. Magnataville. E ora è il momento migliore, che è quello dell'assaggio. A vedere la cosa vedete, questo è pesto alla genovese, già secco, proprio niente, questo è pesto con la rucola. Meraviglioso, morbido, succoso, quell'amaro che si sposa perfettamente col retrogusto d'aglio. Qui l'aglio non è presente, avete visto, non l'ho frullato. Contiene anche il pomodorino. Ecco, quando poi arriva il pomodorino, arriva quella botta un po' dolce e un po' aspra, che però nel tutto si fonde. La cremosità dal parmigiano e poi mi piace molto questa idea del peperoncino dolce, semipiccante, che è profumato. Si sente ancora sotto i denti perché non è stato completamente bruciato. È una poesia, voglio. Sto piatto è una poesia. Replicabile, fresco, da fare proprio nel tempo di cottura. 10 minuti in tutto. Non avete scusa, la da fare per forza. Quindi a tutti buon appetito e alla prossima. Ciao ciao! Thank you.